Innovare oggi, che sia un'innovazione di processo, che sia un'innovazione di prodotto, magari un'innovazione di business, ha delle accezioni completamente diverse rispetto al passato. Le prime cose da fare sono riuscire a sentire quello che è la nuova domanda del mercato, quindi ascoltare chiunque, non relegare l'innovazione al cosiddetto ufficio di R&D, che anche se per Microsoft può valere 20 miliardi, non è più quello dal quale nasce l'innovazione. L'innovazione nasce da un ecosistema con i 10.000 partner o i 350.000 persone che operano nel mondo del digitale in Italia, ad esempio, nasce da una focalizzazione su temi fondamentali per il futuro come la sostenibilità, l'artificial intelligence e ultimo ma non per importanza la necessità di acquisire nuove competenze, perché il mercato dei talenti sarà quello sul quale l'innovazione verterà nei prossimi 5 anni, quindi un'innovazione di prodotto, di processo, di business che si concentrerà proprio sulla ricerca dei talenti che portano questa nuova sangue all'interno delle aziende multinazionali come quella che rappresento.